premio Giovanni Paolo II nella sua 14ª edizione, la terza nel Veneto. Indetto dall'Associazione Aglaia. Quanto valore ha la vita ora, nel 2018? Ha valore particolarmente pronunciato, forse perché abbiamo perso il valore della vita. E quindi chi ha questa consapevolezza deve cercare di annunciare questo valore anche a chi può averlo magari temporaneamente smarrito o chi forse lo potrà scoprire proprio attraverso il volto di chi ha fatto già questa esperienza. Siamo onorati naturalmente di ospitare un così prestigioso premio, 14esimo anno che c'è questo premio Giovanni Paolo II, con questo nome poi così importante, così significativo che è stato questo Papa, e la nostra piccola comunità è orgogliosa di ospitarlo. Questo premio viene concesso a delle personalità o persone che si sono distinte nella loro vita per aver tutelato la sacralità della vita secondo i principi della Chiesa cristiana. Inoltre, nella Aglaia esiste un comitato d'onore tecnico e scientifico che valuta non le professionalità delle persone o delle personalità, ma vede se durante la loro vita il loro stile di vita è stato secondo questi criteri di queste motivazioni del premio. Quest'anno tra le 12 persone al quali è stata conferita questa importante onorificenza, che lo ricordiamo è a titolo internazionale, c'è anche una persona speciale, ancora più speciale degli altri 11. Esatto, quest'anno dopo un iter di 8 mesi per essere ricevuti dal Papa Francesco a Roma, è stato consegnato il premio a Papa Francesco. Il premio Giovanni Paolo II è il premio che io ho consegnato personalmente a Papa Francesco nell'udienza del 17 ottobre. Quindi è come se Papa Francesco fosse qui questa sera? Sì, infatti lui mi ha detto di salutare tutti e di dare a tutti la sua benedizione. Piangevo dall'emozione, perché è una cosa, quando mi toccava, che diceva: continui così, non abbia paura, promuova quello che è la sacralità della vita in armonia con la Chiesa e diffonda, perché questo è il bene del futuro e della nuova società e soprattutto verso i giovani. Mi raccomando, continui così. Questo è stato il messaggio che appunto Papa Francesco ci ha rivolto quel giorno, che sono stato, oltre che commosso, molto onorato di essere in San Pietro per consegnare, che l'Associazione Aglaia mi ha dato questo compito, e ringrazio anche ovviamente l'Associazione Aglaia che mi ha delegato appunto per questo conferimento del premio a Papa Francesco. Poi un altro momento molto emozionante è stato quando siamo stati il giorno successivo alla Camera dei Deputati a presentare sempre il premio Aglaia, il premio che abbiamo conferito a Papa Francesco, ma anche presentare la canzone napoletana con il presidente Espedito De Marino. Di ospitare questo premio, perché come noi cerchiamo di occuparci ogni giorno di tutelare la vita di persone che attraversano un periodo fragile della loro esistenza, allo stesso modo le persone che questa sera vengono insignite di questo premio hanno con le loro azioni tutelato e dato valore alla vita. La tua benedizione agisca in noi, Signore, e ci trasformi con la sua potenza rinnovatrice, perché possiamo essere interamente disponibili al servizio del bene,
a te lode e gloria nei secoli dei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Io ringrazio perché comunque sia questo premio lo gradisco, ho sentito le motivazioni, mi hanno riportato in anni non lontanissimi ma non più recentissimi della mia vita sacerdotale, soprattutto la parentesi che dolorosamente ho rivissuto in questi giorni sentendo quello che succede nella mia Liguria. Grazie di Sua Eccellenza, di Don Renato, un saluto fratello anche al Patriarca, perché sapeva che ci sarebbe stato. Inoltre il suo rapporto con la collettività e le istituzioni locali è sempre stato improntato all'insegna dell'ascolto e della condivisione per sviluppare insieme un percorso che ha consentito alla comunità di avere nell'amministrazione un punto di riferimento capace di offrire risposte e servizi efficienti ai cittadini e alle imprese. Prego. Io ho avuto l'onore di rappresentare il Presidente in questo importante evento di premiazione, dove al centro di questo evento è proprio la sacralità della figura umana e il rispetto dell'uomo. E sono momenti difficili per il nostro Veneto, il nostro Presidente e tutti noi siamo comunque impegnati appunto in questa catastrofe ambientale che è successa nella provincia di Belluno e nelle nostre montagne anche vicentine, e naturalmente sono momenti difficili, ma se c'è un premio che ci fa proprio piacere, che fa piacere al Presidente, ma penso a tutto il popolo veneto, è proprio questo. Noi veneti che siamo i primi in volontariato, siamo i primi nelle emergenze, il rispetto delle persone, il rispetto comunque dell'uomo anche in questi momenti fa vedere quale sia il spirito di coesione che noi abbiamo, quindi assolutamente un momento importante. E ringrazio veramente coloro che hanno voluto regalare questo premio al nostro Presidente e a tutto il popolo veneto. Mare Nostrum è cambiato, è stata una finestra in cui la Marina ha operato. Siamo tutt'oggi impegnati in una serie di attività, collaboriamo con la Protezione Civile. In questo momento in mare abbiamo centinaia di uomini. Tutelano gli interessi della pesca, le difficoltà, le emergenze in mare che si stanno sviluppando. Questo è il compito della Marina, siamo al servizio del Paese ed è una delle istituzioni in divisa che a fianco di tutte quante le altre siamo orgogliosi di servire questo Paese. Un motivo di grande soddisfazione perché il nostro lavoro si può considerare un lavoro per il quale è una missione alla quale crediamo, cercando di portare i risultati della ricerca al letto del malato. Lo facciamo ogni giorno con umiltà, dedizione e soprattutto nel mio caso cercando di favorire la formazione dei giovani ai quali credo molto. Credo che saranno davvero il nostro futuro per cercare di garantire una vita sempre più lunga, ma soprattutto una buona vita. Spesso si parla dell'incidenza dei tumori che cresce e questo a volte rischia di essere visto come un dato negativo. Di fatto riflette il fatto che viviamo sempre di più e questo ovviamente ci espone anche ad ammalarci di una malattia come sono i tumori. Però guardiamo anche al bicchiere mezzo pieno. Direi il frutto della ricerca che avanza è proprio il fatto che riusciamo a vivere di più, ci ammaliamo di più, ma forse queste malattie oggi riusciremo a gestirle meglio e riusciremo anche a sopravvivere a quello che le malattie ci arrecano. Ha avuto ed ha un'unica reazione al suo problema di salute fisica, la sublimazione positiva, e anzi
e aggiunto con una sua innata potente e utilissima tendenza dell'animo, l'ironia. Io sono convinto di una cosa, che la normalità deve partire dalla quotidianità e cercare di consentire a delle persone che hanno delle difficoltà di poter svolgere delle azioni di quotidianità, trovo che sia il passo fondamentale e primario perché la persona possa riconquistare una nuova autonomia. A livello di società invece come siamo messi? Ma la situazione italiana, sembra strano, a livello normativo è tra le più avanzate. Manca il salto qualitativo sotto il profilo della assistenza, ma soprattutto dell'applicazione della norma. Molto spesso si trovano situazioni di inapplicabilità della norma e proprio per questo certe azioni devono essere condivise, a mio avviso, con le associazioni di volontariato e con le persone con disabilità proprio in prima persona. Quanto importante potrebbe essere la presenza di persone con disabilità all'interno di quelle che sono le istituzioni che poi regolano e muovono le leggi? E trovo che sia fondamentale, importante, perché la competenza è fondamentale come elemento principale, però la conoscenza dei problemi penso che sia importante e strategico anche in fini proprio anche della gestione di quelle che sono le priorità degli interventi, dato che le risorse sono molto limitate. Il Comitato d'Onore Scientifico e Culturale ha così sintetizzato l'azione di vita del ragioniere Gabriele Geletto. La sua attività è sempre stata orientata verso la solidarietà con maestria, una umanità e decisione in grado di rispondere con certezza e professionalità alle richieste delle persone che si trovano in difficoltà, impegnandosi in Italia e all'estero anche per la salute dei poveri nel mondo. Nel mio piccolo ho sempre cercato di dare al prossimo quello che avrei voluto ricevere dagli altri. Non so se ci sono riuscito, ma so dirvi per certo che nulla nella vita mi ha ripagato più del sorriso di ringraziamento di chi aveva ritrovato la speranza, convinto di averla persa, sia qui, nella nostra terra, sia nei paesi martoriati dalla fame e dalle guerre come la Sierra Leone. Questo premio è un inno alla speranza di un mondo formato di persone che operano per il bene degli altri, salvaguardando la vita di ogni essere umano. Un premio che dedico a tutti i miei collaboratori e amici. Senza i quali non sarei riuscito nel mio intento, non tanto di imprenditore quanto di uomo. Ringrazio molto quindi gli organizzatori per avermi insignito di questa prestigiosa beneficenza e vorrei concludere con un saluto a tutti i presenti, non prima di aver ricordato una frase di Papa Giovanni Paolo II che in questo momento di gravi difficoltà del Paese vuole essere un incoraggiamento nei confronti di tutti. Non abbiate paura, prendete la vostra vita in mano e fatene un capolavoro. Ed è un messaggio che è scritto nell'anticamera del mio ufficio. E quando lo leggo al mattino, quando arrivo, mi ispira per tutta la giornata. Grazie. Ha onorato con generosità, umiltà e impegno professionalmente qualificato la dignità dei più deboli e facendo brillare la stella del vero spirito di volontariato ha dato spazio alla speranza. Credo che non mi restino parole da dire. Io intanto buonasera a tutti e ringrazio per questo onore che mi è stato conferito. Però vedete, da soli
si fa poco. Io ho avuto la fortuna di avere prima una famiglia di nascita valida e poi di aver avuto la mia famiglia che mi ha sempre dato. Oltre alla famiglia ci vuole anche una squadra e io devo dire che nel quadrifoglio ho una squadra meravigliosa di dipendenti e di volontari. Qui ce n'è uno in particolare che non cito perché lo vedrei in imbarazzo. E anche nell'orchestra devo dire di aver trovato una forte, forte collaborazione da insegnanti motivati, perché questi ragazzi dai 10-20 anni che si dedicano alla musica hanno veramente una spalla in più e questa spalla bisogna mantenere, bisogna aiutarli a portarla avanti. Grazie a tutti. Lucio Zamora, dotato di robusta e competente esperienza manageriale, con speciale abilità, competenze ed amore, va disegnando nuove e più avanzate frontiere del Made in Italy nel mondo, considerando l'impresa non solo un'attività professionale, ma una costante responsabilità verso la propria famiglia, i propri collaboratori e i loro rispettivi nuclei familiari. Grazie, buonasera a tutti. Prima vedevo il filmato dedicato a Giovanni Paolo, a San Giovanni Paolo II. Non so, ho detto, se ero così degno di ricevere questo prestigioso riconoscimento. Grazie veramente di cuore e, come cantava la signora, è una grande fumata bianca per me e per i 40 anni che ho dedicato con passione tanta all'azienda. Ovviamente per poter realizzare questo, è stato detto anche prima, io ho avuto una invisibile consigliera da 41 anni. La fortuna che non è così scontata, che uno dei figli mi ha seguito nell'azienda, perché quando entrano è già la fortuna e poi bisogna vedere se hanno la capacità di portarle avanti le aziende, e non è così sempre facile. E poi il fattore C, che sono i collaboratori, ed è stato ricordato anche dal collega Giacomini e dal contrammiraglio. Noi siamo bravi, magari anche allenatori, poi è la squadra che scende in campo e spesso vince, ma anche qualche volta magari il risultato. E grazie di cuore a tutto. Solo un pensiero, perché faccio anche l'amministratore pubblico, sindaco Moro, assessore del comune di Manzano, che è riconosciuto alla capitale, sono il vice sindaco con le deleghe alla cultura, turismo e attività produttive. Ma non era questo. Una cosa volevo così ricordare: noi il 4 novembre abbiamo celebrato i 100 anni della prima guerra mondiale, però il 5 novembre, 6 e 7 sono stati poi i giorni della ricostruzione. 4 novembre 2018, 100 anni, prendiamolo come una guerra contro l'avversità della natura. E nel frattempo, nel mezzo, abbiamo avuto poi la seconda guerra mondiale, il terremoto del Friuli. Ma noi, assessore, sindaco, prefetto, abbiamo una grande fortuna, la nostra gente, la gente veneta, la gente sinistra.